I dati non sono ancora definitivi ma i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. A Salerno il nuovo piano di raccolta differenziata sta dando i risultati sperati, le percentuali sono in netta risalita e come spiega l'amministratore unico Vincenzo Bennett la città è più pulita. E tranne i primi giorni insomma, in cui c'è stata qualche difficoltà soprattutto con la consegna del carrellato del vetro ma il calendario è stato subito acquisito e stiamo raggiungendo da subito percentuali molto interessanti. Stiamo aspettando che si possano consolidare per poi fare una conferenza stampa e dare i dati ufficiali però i primi 20 giorni di agosto siamo addirittura sopra il 70%. Salerno Pulita si sta adoperando anche per fornire ai cittadini sacchetti nei quali conferire la carta. Con Comieco abbiamo fatto questa partnership anche perché io tutto quello che sto facendo lo sto facendo con i consorzi di filiera e quindi stiamo lavorando per arrivare alla consegna dei sacchetti di carta. Intanto proseguirà fino a gennaio la raccolta dei libri usati per ogni 10 testi consegnati. L'utente riceverà una confezione contenente 10 sacchetti fino ad un massimo di 30 in totale. Non sarà più concentrata fino al 15 settembre, ma si farà diciamo, tutte le settimane, presumibilmente il giovedì Andiamo, andremo ad esaurimento con i buoni pasto e poi cominceremo a consegnare diciamo, questi, sacchetti, questi sacchetti di carta, quindi esaurare un meccanismo di premialità per chi fa correttamente la raccolta differenziata.